Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca miseria, è successo un casino su Fortnite. Tutti ci aspettavamo che martedì arrivasse la tanto attesa patch 5.3, quella che vedeva introdotti un sacco di elementi nuovissimi per il nostro Battle Royale, ma purtroppo ragazzi non c'è stato nessun downtime dei server, nessuna comunicazione da parte di Epic Games e quindi nessun aggiornamento per noi. Questo ragazzi non è stato in realtà spiegato da Epic Games, il motivo ovviamente del come mai non hanno rilasciato l'update, e quindi ragazzi l'unica cosa che noi ci chiediamo è: ma l'update quello da 500 mega che abbiamo fatto alla fine della settimana scorsa, se non ricordo male, e che tra l'altro hanno fatto solo gli utenti da PC e che ha modificato i nomi delle due città, Sprofondo Stantio e Pomposi, non mi ricordo mai che caspita è l'ex Borgo Bislacco, perché c'è un nome troppo, stazioni pompose, ma non è così, non me lo ricordo. Ci chiediamo che cosa c'era dentro questo update da 500 mega per gli utenti del PC. Ancora ragazzi non ci sono news che ci dicano con esattezza quale file o quali oggetti siano stati inseriti. Oggi ragazzi voglio però parlarvi di un grandissimo ritorno, perché a me mi dà un fastidio, ma lo so che molti di voi invece sono felici di vederlo. Ragazzi, io vi confermo, ci sarà un ritorno del Double Pump. Ragazzi, è allucinante, è incredibile, ma sono fonti ufficiali che andremo a vedere tra qualche istante. Con l'update 5.3 viene praticamente confermato il ritorno del Double Pump. Chi lo conferma ragazzi? Ve lo faccio vedere subito. Lo conferma ragazzi il signor Eric Williamson. Il signor Eric Williamson è il capo dei designer di Fortnite Battle Royale. In poche parole è quello che disegna le skin, le armi, le location, cioè che le visiona in poche parole. Quindi non è proprio l'ultimo pistola della cucciolata. Ed Eric Williamson twitta 16 ore fa un messaggio molto breve ma molto molto importante. Regarding shotgun equip times, current thinking is to reduce pump shotguns equip time slightly in the update 5.30 next. Other shotguns will remain unchanged for now. Vuol dire che gli shotgun, il fucile a pompa classico, quindi gli shotgun del nonno, avranno una diminuzione del tempo di equipaggiamento quando ne switchiamo tra uno e l'altro. A me questa cosa dà parecchio rabbia ragazzi, perché si gioca così bene senza il Double Pump? Perché devi mettere una cosa che non è un glitch? Ma raga, ci sono video degli youtuber dell'anno scorso che già parlavano del Double Pump, che veniva messo, veniva tolto, veniva, insomma, ne fanno di tutti i colori con questo Double Pump. Comunque Eric Williamson, ragazzi, se andate nella sua pagina Twitter potete vedere tutti i suoi post, e come potete vedere quello più in alto è relativo al grande ritorno del Double Pump. Ovviamente ragazzi, sotto qua nei commenti voglio che mi scriviate cosa ne pensate del ritorno del Double Pump. È importantissimo, voglio davvero saperne qual è la vostra opinione, qual è il vostro punto di vista.
ci sono tante cose su Fortnite, ragazzi, che stanno per arrivare, tante cose che non abbiamo ancora ben chiaro, ma c'è una cosa che è sulla bocca di tutti e che, porco Giuda, non riusciamo a dare una risposta. Ma la skin di Twitch Prime, punto di domanda, dov'è? Allora, ragazzi, c'è un bel argomento da poter aprire sulla skin di Twitch Prime. Abbiamo visto qualche giorno fa il Sergeant Griller, che sembra essere a tutti gli effetti una skin free, nel senso esiste nel gioco, e tutti stanno pensando sia di Twitch Prime, ma in realtà potrebbe tranquillamente essere una skin acquistabile nel gioco. Ed effettivamente, ragazzi, ci sono un po' di domande e dei dubbi che sono stati sollevati anche dal mio gruppo di leakers su Telegram sul fatto che la skin di Twitch Prime della Season 5 non ci sarà. Cosa sono gli elementi? Elemento numero uno: durante le scorse season, quando hanno fatto uscire gli altri due pacchetti di Twitch Prime, se ne parlava, diciamo, già dalla quarta settimana di Forge, già se ne parlava parecchio dalla quarta settimana. Epic Games ti lasciava qualcosina, gli utenti nel web trovavano qualcosina, gli youtuber facevano i video, insomma, della Twitch Prime skin nelle scorse season, in questo momento ne avremmo già parlato parecchio. Secondo elemento che ha fatto sì che si alzassero i dubbi è che le skin di Twitch Prime sono skin epiche. La skin del Sergeant Griller, se così fosse, come lo abbiamo visto dalle immagini di alcuni dataminer di YouTube, sarebbe semplicemente una skin non comune, quindi con un background verde. E non è possibile, secondo noi, secondo loro, ma anche secondo me, che una skin non comune faccia parte di un pacchetto che costa comunque dei soldi reali. Non è chiaro. Terzo dubbio che ci fa veramente pensare, ragazzi, se noi andiamo a vedere le skin del Twitch Prime, quindi, per dire, la skin, queste sono le prime del Twitch Prime, ma anche se andassimo a vedere la skin dell'ultimo Twitch Prime, come vedete, ragazzi, in entrambi i casi le skin sono a tema di guerra, quindi questa è una un soldato donna, soldatessa, non so come si dice. Quelli di prima erano due soldati, anche se un po' particolari, ma erano comunque soldati. E il Sergeant Griller, è vero che si chiama sergente e quindi potrebbe ricondursi ai soldati, però è molto forzata, molto forzata la cosa, nel senso, tra l'altro, per chiudere il discorso del perché potrebbe non esserci una skin del Twitch Prime, è che non è stato presentato neanche un piccone, un backpack e un emote, cose che stanno comunque sempre dentro nelle skin a pagamento in associazione con il nostro account Prime. Io non lo so, ragazzi, cosa succederà nei prossimi giorni. L'unica cosa certa è che questo maledetto Double Pump tornerà sulle nostre mappe di Fortnite. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, ragazzi miei, ditemi, essenziale che mi diciate cosa ne pensate del ritorno del Double Pump. Ditemi qua i vostri commenti. Io vi mando un abbraccio grande, un bacione. Noi ci vediamo in live. Ciao!